carissimi donzelli di qualsiasi età, benvenuti al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere con tacchi qui in spesa. Oggi è settembre, domenica 1º settembre, e vai. Ho interrotto un discorso molto interessante, guardate che era cosa da vecchia al bar con la briscola in mano. Vabbè. Allora, cosa vi ho fatto questa settimana? Ho fatto la notte. A suono di musica, perché ragazzi ci siamo, no, beh, ci siamo ascoltati un po' la musica mentre che si lavora, tanto le mani andavano avanti lo stesso. È passata bene, c'è ancora tanta afa, è ancora caldo, quindi durerà, per me durerà ancora tanto. Dopo quei primi temporali cadrà un po' di andrà giù un po' di temperatura. Cosa diciamo di bello? Che stiamo seguendo con molto furore, cioè questi falchi in Australia, si trovano in una torre dell'acqua, praticamente un acquedotto, in questa università di New Orange, che è situata nel Galles del Sud in Australia, e per il momento ha covato due uova, e la sinergia tra il maschio e la femmina è micidiale, perché si danno il cambio, gli porta a mangiare, eccetera, eccetera. Fa il buono padre di famiglia, quindi non è un mascalzone come solito i maschi di Faico, quindi si dà da fare. E speriamo che dovrebbe arrivare fra 2 giorni il terzo uovo, poi non so se ne fa un altro, ma credo che col terzo si fermerà e comincerà a covare seriamente. Dopo 30 giorni ci sono i pulli, cose belle da vedere, perché faranno molti bei dispetti, sarà una comica, e soprattutto con la webcam in diretta su YouTube. Anche se perdete il momento, potete andare indietro e rivedervi le scene, perché quello di Milano sì è bello, però se è il momento lì, altrimenti ti perdi tutto. Aspettate che cerco di allargare, perché mi sembrava tanto. Ora, mi sembrava tanto vicino, infatti, ho detto dopo si taglia la testa. Quindi sei un demone. Perché sono demone? Si vede solo la testa. Ecco, si vedeva sulla testa. Bene, detto questo, spero che chi piace segui, i falchi li seguano anche su questo sito, che è bellissimo. E ovviamente sparsi in tutto il mondo ci sono altri tanti altri progetti del stesso tipo, soltanto che se ne andate a guardare nell'emisfero settentrionale, ormai sono tutti a posto, perché ormai è passato il periodo. Bisogna guardare quello meridionale, ovviamente dall'equatore in su, insomma. Infatti adesso sto guardando questi d'Australia. Quando avranno finito le valli sono grandi, dopo toccherà, mi ritornerà più o meno, sembra, nei tempi che dopo tocca quelli di Milano, insomma, ecco. Detto questo, se rispondo a una domanda che su YouTube si fa fatica a rispondere lungamente, di questo video che ho messo del Forte Tenna. Sì, è stato un bel forte da vedere. Peccato che, cioè, peccato, non è stato usato vero e proprio nella guerra, ma come deposito e tutto, perché ormai la linea di fronte era avanzata, quindi non è stato usato per scopi bellici. Quindi è stato abbastanza salvato dai bombardamenti. Poi, con la fame del ferro a quei tempi, dopo, prima della seconda guerra mondiale, quindi si è salvato. Poi, grazie alle opere dei volontari della zona, che stanno dietro ai propri monumenti, che giustamente è giusto che ognuno deve guardare il proprio passato, preservare il proprio passato, perché è la memoria dei propri avi ed è una cosa giusta. Vi si è domandato se mi piace la storia. Sì, a me piace la storia, perché la storia ti insegna di non fare gli stessi errori. E poi guardare il passato è bello, perché hai la memoria dei tuoi cari, di quelli che ci sono e quelli che non ci sono più, e poi le origini. Io sono veneto,
e sono orgoglioso di esserlo, anche se vivo adesso in un'altra regione, riesco ormai a capirli che come parlano, ma io quando parlo praticamente il 90% parlo in veneto e capisco le loro parole, ma sto mescolando qualche parola di bresciano, ma le mie origini a me sono care, come tutti devono essere le proprie di ogni regione, quindi, perché l'Italia è fatta di tante piccole realtà, quindi è giusto conservarle, ricordarsi la memoria e soprattutto non rifare gli stessi errori. Ecco qua, questa è una precisione che volevo fare, perché quando andiamo in vacanza cerchiamo sempre bei posti, anche turistici ovviamente, e anche posti storici. Ormai più o meno li abbiamo fatti tutti, quella lì mi mancava. Peccato che come in Italia siamo non bene organizzati con le strutture, con gli orari, con tutto, quindi a volte se andate domenica è chiuso tutto. Posso dire soltanto che di bello che qua a Brescia, quando c'è l'ultimo anno e belle grosse feste importanti, hai l'entrata gratis dei musei, quindi è bello andare a vedere. Non è per risparmiare quel biglietto, però inciti al turista di vedere le proprie cose, insomma, ecco. Poi cosa posso dire? Luisa sta preparando una bella sorpresa, non lo dico perché se mi uccide, però se gli riesce verrà fuori una bella sorpresa, una novità nel canale, però per il momento resta tutto nel silenzio, nell'oblio, perché deve prima provare, perché se non viene, ecco qua, tutto questo che volevo dirvi. Poi questa settimana ho iniziato a lavorare dopo un bel lungo periodo di ferie, tanto ne ho ancora una marea, insomma non c'è problema. Quindi andiamo, anzi il gomito sta quasi passando, ho ancora un po' di fastidio, però ormai gli esami andremo a farli per sicurezza, perché è un dolore che dura troppo, quindi è meglio sempre controllare, anche perché fa sempre filtrazioni, non è che siano belle da fare, sono pesanti e non fanno neanche tanto bene, ecco. Allora, oggi ho fatto una spesa di due, nei soliti due negozi, uno è il Prix, ecco, che bello parlare quando c'è il pubblico che fa i cavoli propri. Ah, se notate qualche residuo di festeggiamento, non è che è passato quello col film, il palloncino rosso, sai, magari, però non è passato lui. No, non è passato IT, però speravamo che passasse. No, niente, questa settimana ci sono stati, c'è stato il festeggiamento di Luisa, che è diventata più vecchia, quindi... Non sono diventata vecchia. Più vecchia di 10 anni di sicuro, di botto 10 anni di colpo, guarda. No? Saprete che se mi vedete più dopo sto video vuol dire che sono morto, vabbè. Ok, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Allora, ho preso, perché sono andato a spesa con la borsa per i surgelati, con le pastiglie dentro, perché siccome che non le mangiamo subito, quindi ho preso due pacchetti di piselli finissimi surgelati e vengono 1,29 €. Poi ho preso tre, perché c'era l'offerta 3 per 2, quindi non era gratis. Poi ho preso le trisse di verdure, sempre surgelate. Poi ho preso, vediamo, la carta igienica che era in offerta. Prendi due, paghi uno, credo che era, sì, questa qua, 4 rotoli da 3 veli, quindi fate conto che sarebbero 6 e costa 1 € l'uno, quindi c'è, cioè, 6 e ho pagato 1 € e ho preso altri 2, quindi sono 2 €, ho preso 16 rotoli, e non la trovi neanche a quei 12 rotoli, con l'offerta che costa di più di 2 €, quindi troppa roba, ok, perfetto, insomma. Poi ho preso il ginger, 1,5 litri, 0,58 €,
Vediamo, il latte 44 centesimi, quello che costa meno di tutti, sì, non è di marca, ma parzialmente scremato, è quello che costa meno di tutti. Poi il pane l'ho preso, sì, ho preso il basilico della Prix, che anche questo è in offerta 3x2, quindi è gratuito. Poi vediamo olive verdi 2,29, questi bottoni qua che durano sempre poco. Poi ho preso il tonno, il girasole costa poco, no, 0,99 centesimi, viene 160 grammi. E poi Albusta e due Salva Slip. Questi sono, ho provato i due negozi a prendere 20 salvavita e slip, vengono 0,89 centesimi e basta. Qua mi sa che la spesa più o meno l'ho detto tutta. Ho provato qui perché li ho presi anche per l'altra marca. Poi all'MD ho preso i gnocchi a Sorrentina che li ho messi via, era in offerta anche quelli, li ho messi subito a surgelare, cotolette di mare in offerta anche quelli, e il cracker venivano, sono 1,19. Un sacchetto di cracker da 750 grammi, salato e buono. Ho preso due pacchetti di patatine normali, stavo, non c'erano più, poi delle azzoli, queste qua, e quelle soffiate, e queste qua soffiate, e vengono 89 centesimi col peso di 200 grammi. Che poi ho pesate, le altre non erano 2,20 ma 2,10, ti fregano anche sui grammi, vabbè, insomma. Poi zucchero semolato 1 kg 0,65 centesimi. Poi ho preso i block notes che servono perché la carta serve sempre. È un tris formato A5 e viene 2,19 euro, sono 3 5. Volevo lanciare qualcosa ma di leggero non so niente, peccato, se no l'avrei ucciso. Vabbè. Poi non siamo in chiesa a sentire il mormorio, dà leggermente fastidio, grazie. Ecco, dopo ho preso la slip. Fa male? Ecco, quello già, no, poi c'è il Salva Slip, questo qua della MD, e che se ti va a costa della telecamera, minimo ti va via tutto il tuo stipendino. Salva Slip della Maxis Serile, sono 28 e vengono 1,49 euro, quindi 20 siamo lì, no, costano di meno, dato proprio della qualità, insomma. Poi prosciutto crudo erano ancora in offerta, avevo preso due, sono 120 grammi nel cotto, 1 euro, 0,99 forse, comunque 1 euro. Il salame Milano da 120 grammi sempre 1 euro. E il crudo da 100 grammi viene 1 euro, erano ancora in offerta. Poi andiamo avanti, insalata mista, era ancora l'offerta dell'altra volta, quindi in offerta 0,69 centesimi, sono 2,50 euro. Vai, vai, ciao. Ho preso le banane. No, le lancio alla scimmia che è andata via. 1,29 euro al chilo e 1,59 euro. Poi Wurster, 1 kg di Wurster viene 2,39 euro, 1 kg di Wurster 2,39 euro.
Poi faccenda affumicata 0,99 centesimi sono 80, cos'è, 80 grammi. Credo che hanno dato il carro. Sì, perché qua si sente sempre dei rumori strani che... Ci stai a riflettere che cos'è, dopo ti viene in mente che cos'è, ti viene da ridere. Poi pomodori in offerta, sempre 1,19 €. E poi cosa ho preso? I meloni, buoni, 99 centesimi i meloni, col crudo, meloni. E poi il pesto genovese, 0,89 centesimi. Sei sicuro che è genovese? Non so. Di sicuro certi YouTube che vedo io, genovesi scozzesi lo sono di sicuro, quindi... E non facciamo nomi. Poi riso libe viene 1,19 €. Ok, ho detto tutto, spero che vi sia divertito il video, vi sia piaciuto e quindi un quarto d'ora vi abbia tenuto compagnia. E spero che niente, che stiate bene. Bellissimo Mendozello, io vi saluto, dovete solo o vi iscrivete, commentate, mettete like, condividete e soprattutto, come ho detto prima, ci sarà novità, speriamo che funzioni, perché prima fa un esperimento, perché è inutile fare una cosa se dopo non va, giusto? Quindi vedremo. E così anche Luigia forse si butterà in quel mondo magico. Quindi vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!